semplice Sporting Club di Milano 3, non sono in vacanza e non sono via con la testa, quindi lo dico perché è sempre meglio prevenire, è sempre meglio premettere. Vi devo dire che ieri mi ha colpito molto, al termine di Cremonese-Atalanta, l'atteggiamento ieratico, quasi salvifico, quasi da apparizione celeste alla vista del buon Gasperini da parte di alcuni intervistatori. Mister, ma è quarto! Cioè, una voce proprio rotta dall'emozione. Ora, l'Atalanta si è ripresa, mi fa piacere per l'Atalanta, cioè è un avversario, una rivale, ma non è che sono qui a puntare o a sfottere l'Atalanta o a guffare l'Atalanta. Ma io capisco le enfasi, però l'enfasi deve avere sempre una base cronistica per chi fa una domanda. A meno che non sia stata abolita anche quella, però la regola dello scontro diretto esiste ancora. Milan e Atalanta sono a pari punti, con il Milan che deve ancora giocare a Napoli, insomma sappiamo cosa significa giocare a Napoli, però se Milan e Atalanta sono a pari, il Milan è in vantaggio nello scontro diretto. Quindi prima di dire è quarto, come le apparizioni di Trevignano, cioè ci metterei un minimo, un puntino, poi nulla toglie all'Atalanta, buon per l'Atalanta e sta a noi ritrovare un minimo di passo, però è quarto, ragazzi, calma, state calmi, la classifica è la classifica 11 giornate dalla fine e nello scontro diretto il Milan oggi ha fatto meglio dell'Atalanta, quindi calma ragazzi quando fate le interviste, calma, mi permetto, calma. Volevo ricordarvi OneFootball, OneFootball vi aspetta, nella descrizione di questo video c'è il link, scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball è gratuita, la trovate appunto nella descrizione di questo video, la casa del calcio in streaming, tantissimi highlights, l'app di OneFootball è totalmente gratuita, scaricate l'app di OneFootball. Ieri sera vi devo dire mi sono messaggiato a lungo con Jack Bonaventura, ma non per, non c'entra niente l'Inter, non c'entra niente, avrebbe potuto fare gol, un gol pesante in una partita importante a chiunque, anche in Fiorentina-Milan, quando prende la palla Jack, per me è sempre Jack, ha fatto 6 anni al Milan, mi è molto caro e sono contento perché lui ha avuto un grave infortunio e sono contento che sia tornato ad alto livello, ecco punto, per lui. Segue sempre con la massima simpatia e con la dedizione di sempre il Milan, il fatto che con il Milan sia finita non ha leso nulla nelle corde emotive di Jack, per me Jack resta quello che alla fine di Milan-Cagliari nell'agosto del 2020, ultima giornata di campionato, rimane solo a San Siro a riflettere sui suoi 6 anni milanisti, ecco, per lui, ho messaggiato con lui per lui, non per il contesto, anche perché insomma mettersi a parlare degli avversari la sera prima di un Napoli-Milan mi sembra francamente ardito e francamente fuori luogo, infatti non l'ho fatto, ero semplicemente contento per Jack, così come sono contento per tutta la stagione che sta facendo, per la fiducia che gli sta dando l'italiano, ieri ha fatto addirittura il ruolo di Amrabat e quindi insomma buon per Jack che personalmente mi è sempre nel cuore. Detto questo, pensiamo a noi, partita durissima. L'assenza di Osimhen non sposta nulla, l'assenza di Osimhen significa solo che Simeone ha ancora più voglia di dimostrare e di ritagliarsi una fetta nella stagione del Milan. Vi ricordate nel grande Milan mancava Van Basten, mancava Papin, giocava Simone e faceva gol perché aveva voglia di dimostrare. Quindi ragazzi stiamo belli in cesta, belli sereni, belli tranquilli perché stasera sarà durissima. Kvaratskhelia ci punterà, abbiamo Calabria-Kier che è la coppia che lo affrontò nel primo tempo dell'andata gestendolo abbastanza, poi nel secondo tempo entrò Dest per un problema fisico di Calabria, Dest commise quel tocchetto da rigore che aprì la partita, che spianò la strada al Napoli, anche se francamente dopo l'1-1 di Giroud pensavo di vincere, invece la girata di Simeone e il gol. Ecco, all'andata è stata un po' una partita nella quale il Milan ha fatto meglio, ma il Napoli con cinismo si è appoggiato agli episodi della partita e li ha girati a suo favore. Ecco, farei volentieri a cambio, onestamente, con il bavero alzato, con i baffi finti, con umiltà, ma farei volentieri a cambio per la partita di ritorno. La lotta Champions è diventata, insomma, la Juventus è praticamente rientrata senza i 15 punti,
senza che gli ridiano i 15 punti, quindi con 15 punti di penalizzazione la Juventus è rientrata, quindi vuol dire che quelle là davanti, noi compresi, sono andate piano, pianissimo, sono andate piano in maniera estenuante, sono andate piano in maniera clamorosa. È vero che la vittoria della Fiorentina sull'Inter ci dice che la Fiorentina in questo momento è una delle squadre più in forma del campionato, la nostra sconfitta di Firenze può avere un senso, però santo cielo, noi a Firenze abbiamo commesso degli errori noi, come a Udine. È vero che l'Udinese, quando trova la partita in cui sta bene fisicamente, ha gli stimoli giusti, è così un po' per tutti, però viva Dio, un pareggio a Firenze, un pareggio a Udine si potevano fare, e una vittoria sulla Salernitana si poteva fare, e con 5 punti al posto di 1 ragioniamo in maniera tutta diversa oggi, invece no, invece siamo qui a pensare a noi stessi. Il mister non mette le gambe sotto il tavolo, questo mi piace sempre di Stefano Pioli, perché ci pensa, innova, cambia, fa, studia, pianifica, strategizza le partite. Vediamo, lo schema di oggi è uno schema che abbiamo già usato in campionato, poi vedremo che schema sarà, poi vedremo. Io non so se Krunic sarà sulla tre quarti, probabile che parta da lì, è probabile che inizi a fare il frangiflutti da lì, però noi abbiamo bisogno di così, magari di schermare altre, ecco, dobbiamo aiutarci in altre zone di campo, e certamente la zona di Carazveglia è una zona nella quale dobbiamo aiutarci, non che ci debba andare Krunic, però lì dobbiamo aiutarci, quindi noi dovremmo partire a destra con Calabria e Brahim Diaz. È chiaro che una mano, un po' Tonali, un po' Krunic, dovranno darla a Calabria e Brahim Diaz, perché altrimenti diventa evidentemente dura. Come ci dicevamo ieri, 11 partite alla fine del campionato, per me Napoli-Milan non è il duello Leao-Kvara. Il presidente Berlusconi non ha tanto detto Kvara più completo, ha detto Leao più da Milan come movenze, anche se Kvaratskhelia certamente è un giocatore, ragazzi, che è esploso negli occhi di tutti gli sportivi, noi compresi, in maniera clamorosa, prorompente e fragorosa, senza che noi ce lo immaginassimo mai che esistesse un giocatore così. Giocatore così, non soltanto bravo, non soltanto esplosivo, non soltanto tecnico, ma continuo, perché non sbaglia mai partita a Kvaratskhelia. Quindi ragazzi, oggi è da tirar fuori tutto l'orgoglio possibile, bisogna saper soffrire, bisogna saper essere umili, cose che ci siamo detti spesso, oggi dobbiamo farle. Chiaro che non perdere oggi significherebbe recuperare parte di quello che abbiamo dilapidato nelle ultime partite. Io ero francamente, cioè io porto, vedete, quando sono certo di qualcosa porto male. Dopo Milan-Atalanta 2-0 ero certo di arrivare fra le prime quattro, oggi invece sono preoccupato e porto bene quando sono preoccupato, quindi vi giro questa cosa che non interessa a nessuno, ma ve la giro. C'è il caro biglietti in Italia, ci sono le due curve che si lamentano, vero, però i club perdono stramilioni e stramilioni di euro ogni anno, quindi un senso questa storia ce l'ha, anche se capisco assolutamente i sacrifici dei tifosi. Ci vediamo, ci sentiamo dopo la partita. Ciao a tutti, a più tardi.